Wall Street amplia la performance positiva dell'1,38% e chiude a 24.706,3 punti. L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dello 0,98% e chiude a 6.784,6 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,47%, terminando gli scambi a 20.622,9 punti. Sedute in calo per Shenzhen, che retrocede dall'1,44% e chiude a 7.516,8 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee. Tentenna Francoforte, che cede lo 0,25%, si muove sotto la parità a Londra, evidenziando un decremento dello 0,21%. Sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,25%. Il settore telecomunicazioni, con il suo meno 1,81%, si attesta come peggiore del mercato. Aggressivo avvitamento per Telecom Italia, che tratta in perdita del 2,19% sui valori precedenti. È previsto stamattina dal Regno Unito l'annuncio sia delle richieste del sussidio di disoccupazione, che del tasso di disoccupazione. Sempre stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'indice ZEF. In Unione Europea giovedì i mercati sono in attesa del PMI composito.